guardare indietro, si deve guardare avanti, anche se la precedente partita non è che il Crotone sia stato trattato bene dall'attenzione arbitrale, però per quello che è stato, e pensando a una Cremonese che arriva qua e nel pieno della sua forza ha battuto la precedente partita in Lecce, ha battuto anche il Benevento nel percorso degli ultimi 5 partite, facendo riferimento a Cosenza, che cosa deve cambiare per quanto riguarda la condizione del Crotone, pensando a un nome per quello che è stato fatto per quello spazio delle precedenti partite? Abbiamo sbagliato posizione. Doveva stare qua lei e io lì a fare la domanda. Ah, vabbè, grazie. Beh, a parte gli scherzi, dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare così perché le ultime partite, ma quello che poi dice il campionato da quando abbiamo ricominciato nel girone di ritorno, dice che le prestazioni del Crotone sono eccellenti. Quindi se è vero che la Cremonese arriva da risultati importanti, è anche vero che a parte Cosenza, parlo di risultato, il Crotone è in piena salute e quindi, ripeto, bisogna continuare così. Per il turnover farò giocare la formazione più in forma. Golevic ci mancherà sicuramente e guarderà anche dal punto di vista, diciamo, dell'ultima prestazione per quanto riguarda il reparto più avanzato. Farò giocare la formazione più in forma. Ok. Spogli, Virgil, Rodin sono in forma? Sì, rispetto a chi? Rispetto a Firenze, nessuno, Zanellato. Giocherà chi è più in forma. Oggi. Sperando che chi poi subentrerà ci darà una mano, una grossa mano, perché comunque confido sempre nel chi entra a migliorare la condizione della partita. Quindi ci sarà bisogno di tutti, la squadra è in salute, la squadra sta molto bene. Il contraccolpo di Cosenza non l'abbiamo accusato e questa è la cosa più importante e quindi, ripeto, bisogna continuare così. Mister, che gara si aspetta, visto che la Cremonese sta vivendo, anche loro stanno vivendo un buon momento, hanno trovato il modulo migliore per i giocatori che hanno a disposizione Castelli, per cui che gara si aspetta? Sulla falsariga di quelle che abbiamo affrontato in casa. È una squadra molto quadrata, ordinata, organizzata, ha giocatori nelle individualità molto capaci davanti anche in mezzo al campo, giocatori anche che non soltanto sono bravi a fare la scelta giusta e quindi hanno piedi e testa, ma hanno anche corsa. E quindi è una squadra che ti può mettere in difficoltà con il gioco e quindi costringerti a correre a vuoto e allo stesso modo a campo aperto, quindi solita partita di quelle che potremmo aver già visto in casa, quindi una squadra che viene ad approfittare magari degli errori e degli spazi che puoi lasciare, quindi noi dobbiamo lavorare come al solito e quindi ridico, bisogna continuare così. Oltre a Golic e Nalini, gli altri come stanno? Tripaldelli sta recuperando, ma non lo rischio. Carbò ha una contrattura, ma sarà pronto per il dopo Cremona. Per il resto, tutti disponibili. Il fatto che la Cremonese abbia trovato dei risultati importanti ultimamente, che comunque sia un passo dalla salvezza, e che quindi automaticamente verrà a giocare in maniera anche spensierata, almeno sulla carta, può essere un vantaggio per il Crotone, nel senso che troverà una squadra che non speculerà sul risultato, pertanto si potrebbero trovare degli spazi come magari si sono trovati contro Lecce e Perugia, squadre che giocano a pallone non si chiudono. Sarebbe troppo bello e facile fosse così, quindi non credo a queste cose, è una partita di calcio, credo che la Cremonese abbia anche la possibilità, per chi gli sta sopra, di poter anche ambire a qualcosa di più, perché non si sa mai quello che può succedere da qua alle prossime partite e quindi a queste cose sinceramente non credo e non vado. Poi quando uno è libero di testa delle volte o più delle volte fa partite più belle rispetto a quando è condizionato dal risultato. Mister, a questo punto del campionato vi ha proprio la delicatissima, importantissima partita per il Crotone di domani.
serve una consapevolezza maggiore, no? Dal punto di vista tattico e tecnico, questa squadra, come lei più volte ha detto, l'ha dimostrato che ha raggiunto una maturità importante. Dal punto di vista caratteriale, forse è l'unica nota di Cosenza non positiva. Quanto, questa è la mia visione, gli ho detto quando eravamo a Cosenza, caratteriale per me, ecco, se poi vogliamo discutere, non caratteriale. Nello specifico. Cattiveria, chiamiamola cattiveria, chiamiamola intensità nella cattiveria, anche no, in questo senso. Sotto questo aspetto, la risposta, lei ha detto che la risposta c'è stata, si attende una risposta ulteriore, un passo in avanti ulteriore dal gruppo in termini proprio di intensità, 98 minuti su 95. Allora le rispondo così: dobbiamo continuare come stiamo facendo, perché credo che la squadra non abbia sbagliato approccio, la squadra non ha peccato di supponenza o presunzione, mi sembra di aver capito questo, no? alla fine della partita. E quindi una squadra che ha questa reazione, una squadra che tiene il campo in quella maniera, non può temere cali. Questo è a prescindere da quello che è successo a Cosenza. Per quello invece che è successo a Cosenza, e quindi mi riferisco al risultato, a maggior ragione la squadra non sbaglierà atteggiamento. Sono troppi i punti in palio, troppo alta la posta perché questa squadra, al di là che vorrei aggiungere anche una cosa, ormai questa squadra è mentalizzata. Io potrei anche andare via. È una squadra che ha conoscenze, sta migliorando nelle conoscenze, quindi mi riferisco al gioco e ai concetti del gioco, all'idea, ma soprattutto ha assimilato una cazzimma, un modo di stare in campo. Ho detto che avevamo trovato le armi giuste, e non puoi fare un girone, parlo di girone, non di una cosa estemporanea, e quindi anche se è un lungo periodo, 6 partite, 7 partite, che ci vedeva magari tra le prime in campionato, no? Non puoi fare un girone di ritorno se non hai la mentalità, un girone di ritorno in questa maniera se non hai l'atteggiamento giusto. Non sono stati episodi, c'è di più, ma c'è di più che parte non soltanto dalle partite, ma parte dagli allenamenti. E siccome la squadra, la vedo, la squadra è strepitosa per quello che ha, per quello che sente dentro, per quello che si è creato dentro lo spogliatoio, e quindi sotto questo aspetto io non ho assolutamente problema, e ho risposto con cognizione di causa alla sua provocazione, alla sua considerazione, quando mi è stato detto che la squadra aveva presunzione. Assolutamente no, questa non è una squadra presuntuosa, anzi, delle volte chiedo io presunzione, perché bisogna magari osare qualcosina di più. Posso fare una domanda? Visto che il Cremonese si metterà a specchio sicuramente, perché già mi hanno confermato che metterà 5 centrocampisti, e quindi proverà a soffocare le fonti del gioco della tua squadra, insomma. Ho visto dei video, anche secondo me è così. Quanto potrebbe essere importante invece gli scatti, gli strappi di Rodier, se sta bene per esempio, quanto meno la posizione di Benali, che adesso galleggia per esempio tra le linee. Dove per esempio abbiamo visto in casa qualche conquistato. Non cambia niente, noi il nostro modo di interpretare la partita, i nostri movimenti li sappiamo. È chiaro che per caratteristiche, per gestione di palla individualmente, poi la differenza la fanno i giocatori. Però per quello che sono i movimenti, è chiaro che abbiamo dei movimenti prestabiliti, ma allo stesso modo magari giocando contro una squadra che gioca in un certo modo di poter stare in campo, possiamo trovare delle soluzioni magari diverse. Allora, sono due giocatori che stanno brillando in questo momento, sono Castrovilli, mi pare, e Strizzo, che ha trovato la via del gol. Hai pensato qualche cosa di particolare per fermarli, oppure come al solito?
come al solito. Tutti per uno. Esatto, come i moschettieri. Come siamo, sì. Due curiosità più che altro. Allora, giocheremo alle 3. Probabilmente, non so se piovrà, ma farà un po' caldo. A te non piace giocare a quell'ora? Sarà un problema? Chiamiamo Giuliacci. Sarà un problema o no? L'altro dettaglio che ti voglio dire, Marciaccio di Trovalabrico l'ha buttato fuori a Brescia, ti avete già detto qualcosa? Ma no, ma già ci deve continuare a lavorare in quella maniera come sta facendo, è stato bravissimo. Io ero preoccupato sulla prestazione di mentale, sulla prestazione di Carpi, perché forse più di Carpi poteva essere sotto pressione. Invece il ragazzo è stato eccezionale, ha lavorato proprio nella maniera più attenta possibile, era concentrato sul gioco, deve continuare così, ma non credo che l'arbitro possa essere determinante in questo. Ma poi è impossibile averlo 15. Beh, ci ho provato, diciamo che in quel momento poteva essere una soluzione diciamo estemporanea, ma proprio per le caratteristiche della partita, dei minuti che si andavano a giocare e per la forza che la squadra aveva e stava ottenendo in campo. Qualche cosa ha fatto di buono, però non posso aspettarmi che possa fare il quinto come lo fa magari qualcun altro, magari l'anno prossimo. Mister, nel girone di ritorno hanno fatto 20 punti, quarta forza del campionato, ma soprattutto è la miglior difesa nel girone di ritorno insieme a un'altra squadra che lei penso sappia quale sia. Quindi la partita di domani, anche in questo, può avere delle fasi in cui bisogna avere pure pazienza magari nel trovare il vantaggio, visto che è una squadra che ha fatto bene così come il controllo in fase difensiva. Sempre. Molte volte sembra contraddittorio dire dobbiamo avere pazienza, no? Perché uno magari accosta la pazienza a un gioco lento, invece è il contrario, devi muovere velocemente la palla per trovare poi lo spazio giusto per poter far. Per poter incidere, diciamo così. Per quanto riguarda la difesa sono molto contento, è un dato significativo. Non abbiamo cambiato modo di lavorare, probabilmente, come ho detto prima, si stanno migliorando le conoscenze, si stanno migliorando sicuramente i modi e i tempi per poter fare un certo tipo di lavoro. Mi piacerebbe facessimo anche qualche gol in più quando la squadra riesce a trovare le situazioni giuste, questo sicuramente. Per esempio a Cosenza nei primi 30 minuti non siamo stati o non abbiamo dato l'impressione di essere così incisivi come poi abbiamo fatto nel secondo tempo. In riferimento alla partita, nella maturità che la squadra ha raggiunto, stando a quello che lei dice, però ancora non si riesce, il gol di Ebal è sembrato cioè un gol derivato da un calcio piazzato, perché Urala ha fatto crossare il suo avversario all'angolo in una maniera come meglio appunto, e poi Embola che si trova lì solo a colpire di testa. Questa è una conseguenza del giocatore che viene dimenticato in certe occasioni, o è l'assieme che ancora sui tiri piazzati non si riesce a trovare contro la soluzione? Non è stata una punizione, quindi non è stato un calcio da fermo, e penso che noi siamo bravissimi sulla palla laterale. La squadra non ha mai avuto problemi su questi tipi di giocate, lavoriamo tantissimo e si vede per come lavora la squadra in campo, quindi è stato un episodio. Scusa, tu non c'entri niente, ma all'andata cross di legittimo sulla fascia, e dall'altra parte metteva la palla, sempre con Cosenza, quasi un unico problema. Andate a vedervi tutti i gol della Serie B e non soltanto, la percentuale di gol presi da palla laterale. Andate a vedere, guardate come lavora la mia squadra e poi veniamo qua a parlare. Infatti io mi aspettavo che imparassimo da quello che non facciamo fare agli altri, no? Sulle palle laterali, che farlo noi. Perfetto, allora perfetto. Anche qua vi posso assicurare che lavoriamo tanto, bisogna migliorare chi calcia a calciare in una certa maniera. A posto? Siete contenti? Perfetto.